Ogni regione ha la sua declinazione, ma io sono certa che ognuno di voi almeno una volta ha portato in tavola gli gnocchi. Farli non è difficile, io ad esempio ho imparato dalla nonna. Avete mai provato a farli farciti? Mai dire mai! Per preparare gli gnocchi di patate ripieni serviranno noce moscata, un uovo, 200 g di farina 00, 200 g di gorgonzola piccante, un rametto di rosmarino, burro, 150 g di preparato per purè di patate, uno scalogno, 40 g di nocciole tostate, 300 g di zucca già pulita a cubetti. Oggi impastiamo, facciamo gli gnocchi di patate e utilizzerò come asso nella manica la fecola perché è più facile da usare in cucina in quanto non dovete lessare le patate, schiacciarle e soprattutto avrà un'ottima tenuta in cottura. Vado a versare la fecola nella boule, aggiungo la farina, io ne vado a mettere 2 cucchiai, all'interno metto un pizzico di sale, grattugio della noce moscata, dose di pepe, un uovo, sbatto un attimino con la forchetta e vado ad aggiungere a filo l'acqua calda. Aggiungo l'acqua poco per volta, lavoro l'impasto con le mani in modo da ottenere un panetto bello sodo. Adesso che è diventato bello sodo, mi sposto sul tagliere, metto un po' di farina, prendo il panetto e lo andiamo a lavorare con le mani. L'impasto è pronto, lo vado a mettere nella ciotola, lo copro con un canovaccio e lo facciamo riposare. Preparo il sugo, prendo la zucca perché in questo periodo dell'anno è una meraviglia. La andiamo a tagliare a dadini e la facciamo rosolare in una padella antiaderente con dell'olio extravergine d'oliva e dello scalogno tritato finemente. Mentre lo scalogno si imbiondisce, io vado avanti a tagliare la zucca. Aggiungo il rosmarino per dare più sapore, la zucca. Vado a mescolare, dosiamo di sale, un pizzico di pepe e aggiungiamo dell'acqua a copertura. E lasciamo cuocere la zucca così coperta d'acqua per 10 minuti. Mentre la zucca si ammorbidisce, mi dedico al ripieno. Posiziono il tagliere e vado a tagliare a tocchetti il gorgonzola. Io ho scelto quello piccante perché ha una consistenza più soda ed è più facile da porzionare. I tocchetti sono pronti e ora mi dedico alla preparazione degli gnocchi. Infariniamo il tagliere, vado a prendere il panetto che ha riposato e ora andiamo proprio a prendere, come vedete, con le mani una parte di impasto. La lavoro ben bene, col dito vado a bucherellare l'interno e poi vado a prendere un pezzettino di gorgonzola e glielo metto dentro. Chiudiamo e lavoriamo. Mi raccomando, chiudeteli bene perché sennò il formaggio in fase di cottura vi uscirà tutto. Vado avanti così fino a ottenere tutti gli gnocchi per 4 persone. Prima di cuocere gli gnocchi faccio una bella crema con la zucca cotta. La crema di zucca è pronta, poi vedete voi se aggiungerci pepe o noce moscata. E ora vado a cuocere gli gnocchi. Per gli gnocchi l'unico modo infallibile è aspettare che vengano a galla. Andiamo a fare sciogliere a fuoco basso il burro. Vado a scolare gli gnocchi direttamente in padella. E adesso li faccio rosolare per qualche minuto. Ed ora ho tutto quello che mi serve per comporre un bel piatto. Verso la vellutata di zucca direttamente sul fondo. Vado a mettere dell'olio extravergine d'oliva. Aggiungo un pizzico di pepe, la noce moscata. Ed ora aggiungo gli gnocchi. L'ultimo al centro. Vado a mettere la grana di nocciole. E rosmarino. Bello, vero? Mi sono stupita di me stessa.
Con questa preparazione potrete rendere gli gnocchi ancora più versatili, perché potrete cambiare non solo il sugo, ma anche il ripieno. Mai dire mai! Per preparare gli gnocchi di patate ripieni, iniziamo realizzando l'impasto. Versiamo in una ciotola i fiocchi di patate, la farina, una presa di sale, l'acqua calda, l'uovo e un po' di noce moscata. Lavoriamo il tutto con una forchetta e terminiamo di impastare con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo che mettiamo a riposare. Passiamo al condimento tagliando a dadini la zucca e facendola rosolare in padella con un filo d'olio, lo scalogno e il rosmarino intero. Dopo qualche minuto ricopriamo tutto con acqua e portiamo a cottura. Per formare gli gnocchi partiamo tagliando il gorgonzola a cubetti. Dall'impasto precedentemente preparato prendiamone un po' e formiamo delle palline con le mani. Con un dito creiamo una fossetta nel mezzo, le riempiamo con un dadino di formaggio e le richiudiamo tra i palmi delle mani. Disponiamo le palline ottenute in un vassoio infarinato. Ora che la zucca è morbida, la trasferiamo nel bicchiere del frullatore ad immersione e ricaviamo una purea omogenea. Tuffiamo gli gnocchi in acqua bollente salata, li scoliamo appena vengono a galla. Sciogliamo in padella il burro e scoliamo gli gnocchi direttamente in padella. Impiattiamo versando sul fondo del piatto la crema di zucca, adagiamo gli gnocchi farciti e spolveriamo con granella di nocciole e rosmarino. Questa ricetta succulenta la trovate su Fior Fiore in Cucina di questo mese.